Amici, bentornati sul canale 9000 giri, la creazione autosportive. Avete una Sed Leon con motore 1500 e non siete soddisfatti del sound? Seguiteci nel video così vedete come poter migliorare la questione. Nel frattempo cliccate sulla campanella e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su quello che noi facciamo. Sigla! Ecco, abbiamo questa Sed Leon in versione 1500 con 150 cavalli, macchina molto recente. La versione si chiama KL, quindi l'ultima versione della Sed Leon, dove il cliente, che appunto ci è venuto a trovare un po' di tempo fa, chiedendo di avere un upgrade sul sound, perché il sound è praticamente inesistente. Allora, inizialmente ci siamo documentati, pareva che una ditta che produce scarichi riuscisse a fare uno scarico specifico per questo modello. Purtroppo, analizzando più nel dettaglio con la sigla motore, avendogli mandato le foto della linea di scarico, ci siamo accorti, nostro malgrado, che purtroppo nessuna delle ditte che noi trattiamo, nello specifico Ragazzo, Inoxcar, Super Sprint, produce per il momento una linea di scarico dedicata a questa vettura. Quindi il cliente veramente ci è rimasto male per la, diciamo, la non possibilità di modificare lo scarico. Alla fine gli abbiamo proposto la soluzione alternativa, che è quella di montare un bypass con valvola gestita tramite telecomando. In questo caso anche abbiamo dovuto modificare il tubo centrale, perché adesso vi faremo poi sentire il sound sia con valvola aperta che con valvola chiusa. Diciamo che la difficoltà, al di là del fatto di montare la valvola, ma questo, diciamo, fa parte, per una valvola non è un problema, ormai abbiamo sviluppato una discreta esperienza con il bypass, sappiamo che tipo di valvola prendere, viene fatto il collegamento per l'apertura e chiusura con telecomando e quindi non ci piove. Il problema è che su questa macchina, se avessimo montato il bypass, non c'era spazio per montare il bypass, perché c'è un tubo centrale fatto in maniera molto particolare, quindi abbiamo dovuto modificare anche il tubo centrale mettendo un tubo centrale diretto, se no il risultato, nonostante l'utilizzo della roba, sarebbe stato assolutamente mediocre. Io adesso vi faccio sentire la differenza che c'è tra valvola aperta e chiusa, in modo da avere un quadro più preciso della situazione. Ecco, quindi questa è sostanzialmente la sonorità, chiamiamola sonorità di serie, praticamente inesistente. Qui abbiamo il telecomando con i due tastini on off, quindi nel momento in cui così la sonorità si sente, una sonorità gradevole, non è eccessiva, più di così non possiamo andare, perché questo qua è praticamente uno scarico diretto, quindi immaginatevi proprio uno scarico che dopo l'OPF è completamente aperto, perché la valvola scarica andando a bypassare tutti quelli che sono in silenzio. E questo è il massimo dei risultati che si può ottenere. Così lo richiudiamo, la differenza è nettissima, nonostante che abbiamo anche lavorato su una parte, come vi dicevo, su un tubo centrale che abbiamo dovuto linearizzare, perché sennò sarebbe stato ancora peggio. Però la situazione di tutte le macchine, quantomeno benzina, di diesel sconsigliamo sempre di toccare lo scarico, tutte le macchine benzina di recente costruzione, purtroppo chi più chi meno sono tutte in questa condizione. Quindi questo, ripeto, potrebbe essere, perché chiaramente la macchina non è calda, quindi mi limito a farmi sentire arrivare al massimo a 3000 giri, però comunque la differenza di rumore, sentite proprio il meccanismo che attiva la chiusura o l'apertura della valvola, è proprio l'apertura e chiusura della valvola. Io direi che sicuramente il cliente può essere più che soddisfatto. Questa è stata un'ottima, diciamo, un ottimo suggerimento per raggiungere un livello di sonorità, direi non eclatante, ma comunque più che accettabile. Quindi il cliente sicuramente sarà molto contento del lavoro che abbiamo fatto e vi faremo poi sapere quelle che sono le sue impressioni. Io direi che anche, spegniamo la macchina, io direi che anche per questa Sed Leon, per quanto riguarda la descrizione di quello che abbiamo fatto con valvola, bypass e tutto. Per qualunque genere di informazioni vi invito sempre a contattarmi in sede allo 0273 83175, io sono sempre in sede dal lunedì al venerdì a disposizione.
ci potete contattare anche via mail info@leggeri.it, consultate quello che è il sito internet dove trovate più di 3600 schede vetture, vi potete fare una cultura approfondita. Nessun sito in Italia ha un numero di schede così ampio dove vengono descritti lavoro per lavoro quello che è stato fatto sulle singole vetture come quelle di 9000 giri. Li ho guardati tutti, non ce n'è uno che assomigli neanche lontanamente a quello che abbiamo fatto noi a livello proprio di mole di lavoro e mole di informazioni. Per finire vi chiediamo appunto di cliccare sulla campanella in basso e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima!